invece con uno sguardo a domani, Arte Imprese in Giro, una mostra clandestina estemporanea. L'artista è Pasqualino. Invece con uno sguardo a domani, Arte Imprese in Giro, una mostra clandestina estemporanea. L'artista è Pasqualino Conti. Cosa fa? Si incatena le sue opere per mostrarle al mondo e salvarle dall'oblio. E perché? Perché si tratta di lavori presi in giro, tra virgolette, ma proprio nel vero senso della parola, perché lui li ha incontrati, scovati, ripescati, salvati dagli angoli più impensati della metropoli, salvati dall'orrore del cassonetto, ripuliti e presentati al pubblico così come sono. Sono opere da adottare, sono pezzi provocatoriamente che vogliono provocatoriamente dimostrare quanto l'arte sia ormai più che povera, addirittura derelitta e destinata al riciclo, eccetera. Insomma, un po' alla maniera dei futuristi, dei dadaisti e dei surrealisti. Pasqualino è siciliano, oltre ad avere questa disposizione per l'arte, questi oggetti che diventano arte, oggetti da salvare. Lui fa anche cabaret. Comunque, se volete vedere il suo lavoro, l'appuntamento è domani alle 18 al parco Baden-Powell, Bosco del Respiro, in Ripa di Porta Ticinese a Milano. Guardate che è una sorta di performance, perché è soltanto domani. E poi ancora invece con uno sguardo più in là a lunedì e mercoledì, sapete che si aprirà nei prossimi giorni la mostra di Picasso qui a Palazzo Reale di Milano, e in questa occasione Dario Fo lunedì sera e mercoledì, cioè il 17 e il 19 alle 21 al Teatro Dal Verme terrà una lezione spettacolo inedita dedicata a Picasso, appunto a questo grande artista. Dario Fo e Franca Rame insieme, ma di questo poi riparleremo con più tempo e più ampiamente lunedì mattina nell'ultimo Chiuda la Porta. Eh sì, perché noi dobbiamo andarcene, i Girasoli termina qui, io vi do appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando andate a vedere le belle mostre, speriamo di esservi stati utili nelle indicazioni, ciao a tutti.